Ciao amici tonsori, allora, siamo tutti bene spero, sì, perfetto. Oggi è rasatura di domenica. Oggi usiamo un prodotto di una marca che a me è molto cara, nel senso che è stata, da quando ho cominciato a radermi, praticamente a 13 anni, mi rado da quando avevo 13 anni. Questa marca, presentiamo il denim crema da barba che io ho trovato di culo proprio qualche giorno fa in un negozio cinese sperduto. È la Conter che produce il denim, ha tantissimi prodotti sconosciuti anche a molte persone. Per esempio, questo è introvabile. A meno che non lo trovi su internet, per non parlare di dopobarba. Il mio primo dopobarba è stato il denim original. Tanti ricordi, infatti sono molto affezionato a questo. Bene, oggi presentiamo il denim, conosciutissimo, ma non troppo, nel senso che molti prodotti li trovi solo all'estero, su eBay e Amazon, e non mi piace questa cosa. Diventano quasi un oggetto del desiderio tutti questi aftershave che la denim produce: il white, il fire, azure, river. Vabbè che molti appartengono anche a un produttore svizzero perché è in concessione la licenza denim. Una parte li produce la Conter, altri per il mercato estero la Koda, che è svizzera. Però sì, per esempio il white è della Conter, è introvabile. E molti altri nei negozi fisici trovi Musk Original e ultimamente vedo qualche black e gold sugli scaffali, ma niente di più. Addirittura i rivenditori stessi non li conoscono. In questi giorni sto contattando, insomma, sto commentando la pagina Facebook di Denim. Se andate a vedere, infatti c'è un mio commento. Anche di un altro utente che praticamente stavamo parlando dell'introvabilità degli aftershave. La risposta di Denim è cercate nei migliori negozi Tigo Tys acqua e sapone o sui loro siti, ma non è per niente vero. Anche sui siti di Tigo Tys acqua e sapone trovi Original Mask, e anche sui siti, sì, sia nei negozi fisici che sui siti. Proprio l'altro giorno parlavo con un commesso di Tigotà, ma gli altri denim che sono introvabili, mi ha anche risposto quali altri denim, cioè andiamo sempre bene anche lui, vi rendete conto di quanto è incredibile questa cosa? Per quello dico, sembrano quasi un oggetto del desiderio tutti questi aftershave, ma io voglio collezionarli tutti, ce la farò. Per adesso Original, Musk, Gold, Black. Mi dispiace molto perché circa 2 mesi fa avevo trovato in un negozio cinese il Tribe e il Wild e non li ho presi. Addirittura anche il Get Up, però in un altro, sempre cinese. Addirittura questi negozi cinesi delle volte sono più forniti di Tigo Tys e acqua e sapone. Per ripetervi questo, l'ho preso in un negozio cinese. Conter, c'è cioè una rete di distribuzione che fa un lascia un po' a desiderare, infatti gliel'ho fatto notare sulla pagina. Chissà come fa, come si può fare per procurarsi tutti i prodotti, per non parlare dei doccia schiuma e i vari deodoranti che esistono per ogni fragranza. Non puoi ordinarli, devi fare i salti mortali su eBay e su Amazon, comprarli singolarmente da qualche rivenditore privato o qualche negozio estero, pagarti tutte le spese di spedizione del caso e non è una bella cosa. Sarebbe bello avere una rete di distribuzione nazionale, uno shop dedicato per tutti i prodotti denim, anche perché non riesco a trovare un catalogo vero e proprio ufficiale, non c'è un catalogo. Sarebbe bello avere un negozio che si appoggia alla Conter, dove tu puoi ordinare tutti i prodotti a catalogo. Questo io vorrei, un appello per Daniel, se mi sta guardando.
Bene, ritorniamo a noi. Oggi, se avete visto l'ultimo video, presentavo il set da barba a Brion, dove abbiamo provato il pennellino che era nuovo e non si poteva dare un giudizio perché era nuovo. Da quel video io mi sono rasato ben 4 volte e ho sempre usato questo pennellino qua, del Brion. L'ho usato 4 volte, è in ammollo già dall'altro ieri. Si è ben aperto, eh? E oggi lo proviamo un po' più attivato dell'ultima volta e devo dirvi che non è per niente male. Poi io adesso uso il mio Gillette Scrub viso, termo esfoliante, grandissimo il cinese che me ne ha venduti 4 a 50 centesimi l'uno. Si sta rivelando un'ottima cosa questo, prima dello uso a giorni alterni, prima di farmi la barba. Ovviamente è un esfoliante e anche un pre-barba praticamente. Infatti pellicine morte ci sono in giro, quindi questo ti pulisce il viso, lo deterge, lo esfolia e ammorbidisce la barba e la pelle praticamente. Ottimo. Acqua calda, bagniamo il viso. Lascio un po' d'acqua per ridare un po' di acqua calda al pennellino. Questo pennellino, dicevo, si sta rivelando un asso nella manica. Considerando che tutto il set che abbiamo provato l'ultima volta costa 3,80 euro, il pennello cosa costa? 1 euro? Neanche. Una bella esfoliazione. Sì, oggi proviamo questa crema da barba denim abbinato al pennellino Brion semi attivato. Proviamo su Wilkinson Classic in metallo e mezza lametta Wilkinson. Sì, perché oggi usiamo la mezza lametta su un serragione di sicurezza a doppia lama. Esatto. Ho escogitato questo stratagemma in modo tale da non danneggiare o infettare tutta la lametta, così se uno vuole usare la stessa lametta per 1, 2 o 3 rasature, usa mezza lametta, così l'altra è nuova, ancora impacchettata. Non è male questa idea, secondo me. A conti fatti, se uno si fa la barba con mezza lametta 2 volte e si fa la barba ogni giorno, quindi una lametta intera gli dura almeno una lametta intera gli dura 4 giorni consecutivi, una lametta, quindi in un mese cosa consuma? 3 lamette, ma non male, no? Idratiamo un po'.
pensandoci bene, ho detto una cazzata, perché ammettiamo che se uno si rasi ogni giorno con mezza lametta, quindi per due volte consecutive, quindi una lametta ogni 4 giorni, quindi al mese sono 7 lamette intere, poco più di 1 euro, dipende poi dalla lametta che uno usa, però sì, 3 euro al mese di lametta. Ora che abbiamo aperto bene i pori, andiamo ad armare la mezza lametta che ci aspetta, Wilkinson. Nostro Wilkinson Classic. La metti come un normale. Una normale lametta, chiudi. Ed è perfetta. Vedi? Disposizione non male, perfetto. Procediamo. Allora, pennellina, bagniamo ancora un po' il viso con acqua calda. Ragazzi, io ci tengo. Ci tengo alla preparazione della pelle del viso. Per me l'acqua calda è il miglior pre-barba. Crema da barba Denim Original. Più che abbastanza il quantitativo. Io il quantitativo sono molto parsimonioso per i prodotti. Per me non serve sprecare. Profumo di denim original. Vedete come il pennellino è molto più morbido rispetto all'ultimo video, se andate a vedere. Tutta un'altra cosa. Fragranze di denim original, però sì, ovviamente la crema è molto più tenue, più garbata. Facciamo un bel massaggino lungo, barba di 2 giorni. Avrei voluto radermi ieri, però avrei avuto una barba di 1 giorno. L'ho lasciata crescere un po' per fare il video. Ieri non avevo tempo. Monta egregiamente. Questa è già la seconda volta che uso questa crema. E sono rimasto soddisfatto della prima prova. Abbastanza protettivo. Idratiamo un po' il pennellino. Io uso a preparare già un po' di acqua calda prima di cominciare a saponarmi, così posso idratare la punta del pennello come
in base alla necessità. Vi ricordate lo spot di Denim Original? Potete vederlo su YouTube. Quelli sono spot. Il denim, come gli aftershave, si suppone che li usi in questo contesto qui. Una bella donna, così rimane ammaliata dalla prepotenza del denim Original. Sicuramente non è una cosa, una fragranza per fighetti. Poi vabbè, l'ultimo spot, se andate a vedere la pagina di Denim, c'è il classico fighetto che Man is back, eccetera, macchine, queste cose qua, proprio. No, non mi dilungo oltre per non essere offensivo, c'entra proprio niente col denim. Con l'idea originale, il concept, il concetto originale di Derek. Il narratore dello spot originale di Derek Original diceva: forte di quercia e di cuoio, amaro di tabacco inglese stagionato, Derek Original. Idratevo ancora un po'. Stavolta mi sono attrezzato per bene. Memory card a 16 giga. Da questa volta in poi non ho lo spauracchio del video interrotto. Beh, dai, un velo niente male questo. Crema da denim. Procediamo con la rasatura. Allora, Wilkinson Classic in metallo. Con la propria lametta. Delicata ma tagliente. Questa è una lametta adatta alla rasatura quotidiana. E anche il rasoio di sicurezza delicato ma taglia. Piuttosto protettiva anche questa crema. Sì. Grazie.
prima passata eseguita, adesso laviamo la faccia, secondo insaponatura. Non metterò, non metterò altra crema sul pennello, vediamo come sarà cavo, senza ulteriori, senza ulteriore crema. Avete visto quanto poco crema ho messo? Lo faccio sempre così, sono parsimonioso, e per fare due passate basta e avanza. Ho fatto il secondo montaggio in viso con la faccia ancora grondante di acqua per avere un montaggio più liquido per la seconda passata, più scorrevole. La rasatura classica così, pennello e rasoio di sicurezza o sciavetto, mano libera, quello che volete, crema da barba, sapone, tutto un altro mondo rispetto a multilama, bomboletta di schiuma orribile, dove tu meno dura e meglio stai, cioè questo è un altro mondo, rasatura lenta, slow shaving, wet shaving, rasatura bagnata, qua è una piccola coccola che ti fai, cioè lento, la preparazione della pelle, acqua calda, l'insaponata, la seconda insaponata, il massaggio, il pennello, la scelta della lametta, la scelta del rasoio, e ce n'è ancora di crema, eh? Pannosa. Molta gente, magari inesperta, che usa ancora, ma anche gente di 40-50 anni che non sa farsi la barba, ne ho visti di tutti i colori, eh? Schiuma da barba, multilama, e mi irrito sempre, grazie al cazzo, cioè magari c'è gente che neanche, magari prima di farsi la barba neanche si lava la faccia, neanche con acqua fredda, cioè praticamente fa, esegue una rasatura a secco, schiuma da barba, multilama, così in 2 minuti, tagliato, irritato, cioè grazie al cazzo. Scusatemi. Un po' le parole, le parolacce, ma bisogna imparare a radersi, ragazzi. Se tu prepari la pelle, non viene, non ti irriti. Secondo passaggio. Io ho preparato la ciotola con acqua calda
e ogni passante di rasoio lo risciacquo nell'acqua calda. Oltre che non sprecare acqua, in questo modo favorisce anche perché la scorrevolezza, perché il rasoio grondante di acqua calda aumenta ulteriormente la scorrevolezza. Rifinitura, facciamo dopo la rifinitura quando mi lavo di nuovo la faccia con acqua calda. Zona baffo. Ma direi che può bastare, anche perché è già molto profonda la rasatura. Se insisto troppo rischio che mi dispiace domani non avere cosa tagliare. Lavo la faccia. Bella splashata di acqua freddissima per dare lo shock alla pelle e chiudere i pori, per rinfrescarla. E andiamo al lume di rocca con l'acqua ancora con la faccia ancora grondante di acqua. Un leggerissimo pizzicorio a prova della qualità della rasatura. Come vedete, non ho irritazioni, non ho red point. Ragazzi, questo cioè, è indiscutibile la qualità della rasatura classica o tradizionale. Vabbè, che tradizionale è un termine un po' esagerato, nel senso che dove finisce la tradizione inizia l'innovazione, la modernità, l'innovazione tecnologica dei rasoi, eccetera, lamette, saponi. Sì, tradizionale perché riprende comunque i caratteri distintivi di una volta. Però se io volessi proprio fare una rasatura tradizionale con i controfiocchi dovrei usare un Mano Libera di 100 anni fa, sapone di Aleppo, o comunque i saponi che si usavano una volta. Questa è una rasatura classica, modernizzata in stile tradizionale. Ragazzi, favorite il wet shaving.
Sloshing, rasatura lenta. Curate la vostra pelle. È entrato la lume di Rock and Book. Sapore acidulo. Asciughiamo la lume di Rock. Lasciamo agire la lume di Rock qualche secondo, laviamoci la faccia di nuovo con acqua fredda e procediamo con... avete capito con cosa? E adesso lo vedrete se non avete capito. Il mio primo aftershave, 13 anni, ora ne ho 32, quindi un po' di acqua sotto i ponti ne è passata. Ti dona quell'effetto sulla pelle, effetto faccia di gomma. Denim aftershave classic in una boccetta piccola. Questa boccetta l'ho tirata fuori, pensate, da un vecchissimo confezione regalo, comunque denim original di minimo 12-13 anni. Quindi questo è un aftershave, tra l'altro anche invecchiato. Il mio primo aftershave. Allora, pur avendo messo la lume di Rock, brucia un po'. È molto alcolico, i denim sono molto alcolici. Veramente forte di querce di cuoio e amaro di tabacco inglese stagionato, cioè wow, veramente maschio, deve essere maschio, non dico uomo, ma dico devi essere maschio per sopportare questo in faccia dopo la rasatura. Senti subito qualche nota agrumata, ma lascia subito spazio a note di olibaro, di sabbia, di cuoio, legnosi anche. E più tardi viene fuori le note di fondo muschiate, ma questo più tardi. Questo è veramente una bomba, un aftershave, guardate la faccia rossa, ragazzi, denim aftershave, un po' tutti i denim hanno la particolarità di essere molto persistenti, molto profumati, a distanza anche di ore. Proprio subiscono un'evoluzione nel corso delle ore. La pelle liscia, fresca, tonica. Anche a merito dell'aftershave. Non ho irritazioni, non ho red point. Ragazzi, wet shaving. Wet shaving. Considerazioni, allora, pennellino che ormai ho già lavato, vedete quanto si è ammorbidito dall'ultima volta, si è ben aperto anche, plasticone, ma cosa volete, questo fa parte di un set da survival, come vi ho detto l'ultima volta, questo sarà economico ma fa il suo dovere. Lo useremo ancora, deve ancora attivarsi per bene. Crema da barba. Protettiva, scorrevole, non male,
profumazione che riprende l'origine in maniera molto molto più tenue. Beh, questo ormai lo conoscete già, mi sto innamorando di questo prodotto, siccome fa la sua parte anche nella rasatura con l'esfoliazione, la preparazione della pelle. Al rasoio non si smentisce mai. Wilkinson Classic è polivalente, cioè va bene per barbe anche più lunghe, corte, cioè veramente un buon prodotto. Bene ragazzi, noi siamo arrivati alla fine di questa rasatura, ci vediamo nei prossimi video. Ciao a tutti.